Il progetto MAIS 100, che è fondamentalmente un progetto che mira a valorizzare la maidicoltura lombarda e non solo, comunque la cultura del mais, è un progetto, anche in questo caso un PSR di Regione Lombardia, in cui il Consorzio Italiano Biogas è coordinatore, insieme con Università di Milano e 4 aziende agricole associate al consorzio. Perché valorizzare la filiera del mais? Perché in realtà dal mais si possono ottenere diverse tipologie di produzione e comunque a seconda della tipologia di produzione rimane sempre un residuo in campo molto importante che può essere biomassa utile da raccogliere per il digestore. A questo punto vuol dire che con una stessa coltura si riesce a produrre un prodotto come foraggio oppure un prodotto come alimentare e da quell'altra parte della biomassa che sia utile per andare a biogas come sottoprodotto. L'obiettivo del progetto è mettere a punto una meccanizzazione che consenta di fare il recupero e la raccolta e il recupero di questa biomassa che rimane in campo in maniera efficiente e in maniera conveniente ovviamente per le aziende agricole. E poi, una volta recuperata questa biomassa, il progetto si occupa anche di caratterizzare questa biomassa in modo tale da capire quella che può essere la destinazione migliore e quella che può essere la potenzialità produttiva. Competitività intesa come se noi dalla coltivazione traiamo un solo prodotto, abbiamo un solo ritorno dalla coltivazione. In questo caso riusciamo a trarre due prodotti, quindi avere un doppio ritorno dalla coltivazione, sfruttare tutta la biomassa che la pianta ha prodotto e dall'altra parte ritornare digestato e quindi ritornare parte di quella biomassa al terreno in maniera molto più stabile, sotto forma di sostanza organica molto più stabile.